Approvata la Camera dei Deputati in sede di conversione del decreto 6 novembre 2021 numero 152 recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la proposta avanzata dall'onorevole Antonio Zennaro, volta a finanziare un piano anti-erosione della costa abruzzese anche attraverso fondi PNRR. Per il deputato della Lega questo rappresenta un'opportunità per avere a disposizione le risorse idonee e realizzare più velocemente tutti gli interventi e le opere necessarie che siano strutturali e definitive. Abbiamo ottenuto un importante risultato attraverso un mio ordine del giorno con il quale il governo si è impegnato a destinare una parte delle risorse del PNRR al piano regionale di contrasto all'erosione, un importante strumento che si è dotato recentemente la regione Abruzzo dopo 19 anni per contrastare il annoso problema dell'erosione. Con queste risorse, che dovremo monitorare perché dallo Stato centrale arrivino sul territorio, potremo finalmente risolvere una problematica che sta creando gravissimi danni sia agli operatori turistici, ma anche a tutto quello che è la difesa del suolo.